Il Bari pensa invece alla sfida che lo vedrà opposto sabato pomeriggio al Piacenza, oggi amichevole con una squadra di Serie D, il Forte Bitonto. A seguirlo per noi c'era Claudia Carbonara. Con un 6-0 stile Nadal, il Bari si aggiudica l'amichevole col Bitonto. Tenuto conto dell'infortunio di Galasso, che stamani ha svolto allenamento differenziato, e dell'affaticamento muscolare di Camatà, la formazione scesa in campo nei primi 45 minuti potrebbe somigliare a quella che Antonio Conte opporrà al Piacenza. In difesa hanno trovato spazio Bianco, Andrea Masiello, Esposito e Bonomi. Nella mediana, Gazzi e Donda hanno agito al centro con Rivas e Cavalli a dar spinta sulle fasce. Caputo e Colombo hanno composto la coppia d'attacco. Buona l'intesa tra gli argentini, guardate che bello questo suggerimento di Donda per Rivas che offre a Cavalli l'assist per il gol. Assegno anche Colombo che ha realizzato una doppietta, Sirigaria e De Pascalis subentrati nella ripresa, ma più di tutti ha impressionato Simone Cavalli che non solo ha messo a segno il gol che ha sbloccato la gara, ma ha anche dimostrato un ottimo stato di forma. Sarebbe davvero un peccato lasciarlo andare via a gennaio. Stiamo cercando di trovare la condizione per preparare la partita per questa sfida col Piacenza. Si sente bene però fisicamente? No, in generale stiamo tutti bene, anch'io personalmente ho una buona condizione. Insomma. Il ruolo di esterno sinistro, l'ha mai ricoperto? Comunque come si trova? Vabbè, per me è una novità, però comunque il gioco del mister è un gioco offensivo, perciò anche gli esterni hanno la possibilità di proporsi e di giocare comunque molto vicino alla porta. Siamo quasi al giro di boa, quanto ancora può dare Cavalli a questo Bari? Spero di dare ancora tanto, insomma, la mia volontà è quella di far bene, di cercare almeno di poter fare qualcosa di importante, perché comunque ci tengo parecchio. Per una serie di motivi, insomma, non ho avuto la possibilità di giocare tanto, comunque cercherò prima o poi, appena mi capita l'occasione, di farmi trovare pronto.